Tutti noi vogliamo un swing potente come Rory McIlroy, ma sai, è bello flessibile lui e c'è una potenza notevole. Ma il discorso dove perdiamo nostra potenza è già inizia dal backswing. Allora, nel video di oggi vi spiego come creare un movimento di corpo più potente e l'ampiezza che serve per avere potenza e velocità quando scendi per colpire questa palla. Guardate questo video fino in fondo. Cosa facciamo in genere? Cos'è le cose che perdiamo? Noi perdiamo la capacità di caricare un po' verso le gambe destre in backswing e ruotare bene il corpo e avere una bella ampiezza. Guarda, Rory sta qui. Ok? Questo è importante, che ho le mani lontane dal corpo. Questo mi permette di scendere e colpire la palla. Ma se io mi sto muovendo male col corpo, che non giro, o il mio peso è troppo sulla sinistra, sono a sinistra della palla, e c'è le mie braccia che piegano così troppo, o sono troppo basso, troppo in su, rimane difficile scendere in modo costante, ma soprattutto potente. Allora, col driver noi sappiamo ormai, con tutti i video che avete visto, l'obiettivo è colpire la palla con ampiezza salendo. Allora, come possiamo ricreare questa sensazione di rotazione e ampiezza? Allora, parliamo, c'è un semplice drill, ok? C'ho due esempi. Parliamo prima della sensazione di avere questa ampiezza. Cosa voglio? Io prendo una palla, immagino questa sia una palla medicinale, quella pesante. Mi metto qui. E cosa voglio? Voglio lanciare questa palla, immagino che è pesante, voglio lanciare in su, ok? Verso su, indietro, quasi di me. Ok? Faccio su con tutte e due le mani e lancio. Guarda l'estensione che ho, lo spazio che ho con le braccia. Per esagerare questo, c'ho il mio famoso zainetto, questo è pesante. Adesso voglio fare questo con una mano. Immagino, questo puoi sentire anche con un kettlebell, senza ovviamente lanciare, ma la sensazione di qualcosa di pesante. Per spostare questo peso, che guarda, se io arco le braccia, non mi muovo, è pesante, non ce la faccio. Allora, cosa faccio? Sto creando un movimento leggermente davanti per iniziare un po' di, in inglese si dice momentum, fai partire tutto. Allora, qui adesso posso spostare questo, guarda come sto muovendo bene, guarda come sto creando questa ampiezza. Adesso lo lancio, via, guarda le mie braccia, il mio corpo sta lavorando bene, guarda come sono girato indietro, diciamo la palma, una bella rotazione. Quando metto la mano a sinistra, guarda l'ampiezza che c'è, guarda il spazio che c'ho per scendere. Piccolo problema di questo, cos'è? Quando comincio a fare questo col bastone, magari comincio a sentire questa sensazione di ampiezza. Ma il mio corpo cosa sta facendo? Si sta spostando troppo a destra. Ok, sto cercando di fare questo. Io vedo spesso gente che fanno questo, si spostano fuori asse. Allora deve avere un contromovimento per questo. Semplice. Questo, immagina questo è bellissimo. Immagina che c'ho i piedi sopra una barattola di marmellata. Ho già fatto un video su questo una volta. E te sei sopra con i piedi sopra il coperchio. Allora, io voglio svitare, ok, questo coperchio. Allora, mentre che lancio, sto creando questa ampiezza, io se faccio così non sto svitando, ok? O vitando, non so di quale parte, ma comunque avete capito? Voglio creare questo spazio e guarda, il mio piede, la sensazione che fanno così. Lo sto andando sì a destra, ma allo stesso momento sto svitando il coperchio. Guarda cosa succede. Uno, due, svitti. Uno, due, deve svitare. Guarda quanto è potente. Alla Rory McIlroy, hai visto che bello? Da qui, sì, posso ancora sbagliare, ma l'obiettivo sta leggero, appoggio il peso e vado. È un movimento molto molto potente, è una cosa che mi permette a creare ampiezza sulla palla e colpire salendo. Allora, praticate con un kettlebell senza lanciare per le sensazioni, o prendo una cosa che puoi lanciare senza far male a nessuno ovviamente, perché hai questa sensazione di lancio della braccia e puoi svitare la barata di marmellata. Allora, facciamo un colpo e vediamo se riesco a ricreare queste sensazioni. Mi metto in posizione, lancio, guarda come sto facendo, sto già cercando di creare questa sensazione, fai partire tutto, lancio, vado, ok, vediamo,
svitare questo coperchio, posizione del drive. Wow, questo era super potente. Facciamo ancora uno, venite indietro, l'ultimo. Addirittura ho spezzato il tee di plastica, niente male. Facciamo ancora uno, miriamo un po' sulla sinistra, così lancio, svitare, potente, tutto con un buon ritmo. Ottimo. Ragazzi, due sensazioni molto semplici aiutano tantissimo ad avere un backswing potente alla Rory McIlroy. Allora, non dimenticate, se vuole vedere le novità, andate sul mio sito danidgolf.it. C'è anche i piani di allenamento, fantastico. Be your best.